Ciao a tutti, per il lavoro di oggi ci occorrono due piatti di plastica o di carta, un tubo in cartone, in questo caso dello Scottex, un pennello, della colla Vinavil e dell'acqua e anche dei tovaglioli, carta igienica, quello che avete. Allora, prima cosa iniziamo col ricoprire i nostri piatti con Vinavil e acqua, quindi facciamo questa composizione. Ok, come vedete io lo lascio molto molto liquido, ovviamente mischiamo bene e iniziamo con ricoprire i nostri piatti. Allora, prendo un pezzo di, in questo caso di carta, metto la colla sul piatto così, appoggio bene il foglio e ripasso con la colla. Cerchiamo ovviamente di creare sempre meno pieghette e di poi di inserire all'interno i bordi che avanzano. Ricopriamo ovviamente tutto la superficie del piatto, sia quella davanti che quella dietro. Ed ecco qui, come vedete, ho rivestito bene bene i due piatti. Ok, e anche poi i rotoli di Scottex. Come vedete li ho tagliati, ne ho fatto uno un po' più piccolo e uno un po' più grande. Ovviamente bisogna aspettare un po' che asciughino. La carta che ho utilizzato più o meno sono state 10-15 passate. Ovviamente più carta mettiamo e più il nostro piatto diventerà solido e robusto, quindi manterrà ovviamente più peso. Una volta che i piatti sono asciutti possiamo procedere con l'assemblaggio. In questo caso dobbiamo prendere appunto una pistola a caldo, di colla a caldo, e posizionerò in questo modo il mio primo supporto al centro del piatto, così. Mettiamo il piano sopra, sempre anche qua al centro, e poi l'ultimo. Vediamo un pochettino se riesco a farvelo vedere bene. Ok, come vedete ho posizionato la mia base, il mio supporto, l'altro piatto e poi il supporto ovviamente finale. Non ci resta che con la colla a caldo incollare i vari elementi. In questo caso solleverò, metterò ovviamente la colla a caldo e aspetterò qualche ovviamente minuto che asciuga. Farò un'ulteriore passata di colla con acqua e tovagliolo e carta su tutte le giunture ovviamente di collegamento, in modo tale che rimanga la struttura più solida possibile. Questo è il risultato. L'oggetto lo potete colorare e decorare a vostro piacimento. Vi metto magari qualche foto di come lo utilizzerò io. Alla prossima, ciao!